usare questa che è una, credo sia una 2B. Si vede così, allora quello che mi interessava è farvi vedere la costruzione. La prima cosa da fare è capire, dunque, questa è un'inquadratura 15x20, 18x20, una cosa del genere, che è la dimensione nella quale andrà il disegno complessivo. Però per adesso io mi studierò quasi esclusivamente l'oliatore. La prima cosa da fare è capire l'insieme, comprese le castagne. Questa è la procedura, è sempre la solita, sulla quale io prendo le misure, confrontando la larghezza complessiva della composizione con l'altezza complessiva della composizione, misurandole in questa maniera, fisso il pollice della dimensione minore, in questo caso l'altezza. No? E poi con quello misuro la larghezza, quindi ho un rapporto, e nel mio caso prendo la misura dell'altezza complessiva e vedo che la larghezza della composizione, esclusa la castagna più in basso a sinistra, la composizione è alta 1 e larga 1,5. Più o meno a occhio, e quello che mi interessa è come si gestisce questo tipo di problematica. Traccio praticamente l'altezza, anche se adesso la sto disegnando fuori misura, poi traccio l'altezza, aggiustando il disegno, questa è la base, e posso provare ad appoggiare le nocche in maniera da avere una guida migliore nel disegnare le linee. Poi decido, rinforzo l'altezza, appoggiando come abbiamo fatto vedere la mano, e poi traccio la linea verticale. Vedete che cambio sempre presa, perché mi metto sempre nella maniera più comoda per tracciare le linee, che traccio sempre con il gomito. Adesso prendo l'altezza dell'oliatore, comprese le castagne in basso, o almeno la castagna in basso a sinistra. Ecco fatto. Questa è l'altezza dell'inquadratura. Prendo quella misura e con quella misura misuro la larghezza dell'inquadratura dal bordo del disegno fino a una volta e mezza le castagne, fino a una volta e mezza. Così ho la larghezza complessiva compresa la castagna a destra. Un'altra cosa che devo valutare è la distanza dell'oliatore dal bordo dell'inquadratura, che posso valutare abbastanza bene, perché è circa un terzo della larghezza, no, forse meno, forse un po' di meno. Adesso ho valutato che l'oliatore invece è proprio un terzo della larghezza, e quindi mi riporto la misura. La tiro su e così ho la fascia, la zona nella quale si svilupperà l'oliatore.
che chiaramente sarà più in alto rispetto alla base del rettangolo iniziale. Ecco qua il punto che a occhio ho deciso di prendere. E qui sotto ci saranno le castagne e sopra, in questo rettangolo che ho individuato, si svilupperà tutto il disegno dell'oliatore. Adesso devo individuare l'asse di simmetria di questo oggetto che fondamentalmente si sviluppa su due lati in maniera simmetrica e quindi trovo la metà e lo traccio. Eccolo qua. Piano piano, piano piano, tiro giù e ottengo la linea. Adesso devo trovare la misura del corpo principale e ho visto che posso riservarmi un quadrato all'interno del rettangolo complessivo. Quindi in questa zona in basso posso mettere il Poi devo trovare l'altezza della strozzatura e l'altezza della posizione dell'ovale in cima all'oliatore. Trovate queste misure, posso regolarmi per studiarmi lo spazio negativo che mi darà la sagoma della forma all'interno di questa zona. Mi basta mettere la matita, ma proprio sul modello, e metterla nella stessa maniera come lo sto mettendo qui per trovarmi gli spazi negativi relativi. Ma no, voi avete studiato gli spazi negativi, se no andatevi a vedere sul blog della mailing list e lo trovate. Quindi la larghezza maggiore sarà la larghezza del rettangolo superiore che contiene l'ovale, sarà quella. Controllo la misura e me la riporto. Ecco fatto, vediamo, controlliamo, sì, va bene. E quindi quella mi va bene così. Dopodiché ci sarà la strozzatura. Oh, guardate, io quando prendo le misure, quando disegno, tengo sempre la mano molto lontana dalla punta della matita. Perché? Perché così vedo quello che faccio, altrimenti non riesco a vederlo. Ho segnato intanto il bordino dell'imboccatura della parte superiore. E se io lo disegno in questa maniera, non vedo, dovrei storcere la testa, insomma, e quindi creerei problemi di prospettiva proprio in quello che vedo. Quindi evito di fare questa cosa e tengo sempre la punta della matita distante dalla presa. Adesso individuo la larghezza della strozzatura. Quindi è questa ed è questa. E a questo punto devo controllare la simmetria, eccola qua, e poi vado a tracciare una forma semplificata, vedete? Perché confrontando due linee diagonali è più facile, due linee o quattro linee diagonali, poi qui c'è un collarino e quindi lo lascio nel modello. Guardate il modello, scaricatelo dal link che ho messo in descrizione dell'articolo, del filmato. Dopodiché ci sarà, quindi ho questo collarino e poi ecco fatto l'allargamento. Collego, e quindi sto disegnando, comunque state attenti, io sto disegnando lo spazio negativo, quasi non mi occupo ancora del. Adesso lo mettiamo in
E poi sopra, sotto ci sarà l'ovale, l'ovale della base. Allora, l'unico ovale che vedo completamente è quello di sopra, che mi segno dove tocca praticamente e lo disegno. Dopodiché di nuovo qui ci sarà un bordino e quindi ho disegnato la parte di sopra. Qui di nuovo anche qui ci sarà un cerchio che io intravedo, cioè vedo che vedete che faccio io entro come se fosse tangente, cioè se fosse, vediamo se riesco a disegnarlo. Se il mio spazio dedicato è questo, no? Cioè io devo sempre prevedere che anche se io questo non lo vedo, anche se io questo non lo vedo quando disegno l'ovale, io questo non lo vedo, vedo solo questo, vedo solo la parte davanti, no? Però vedete che faccio? Entro sempre in questa maniera, non faccio mai una lente, questo no. Faccio sempre questo. Poi questo è quello che mi serve effettivamente, ma quando disegno io tengo conto di da dov'è che mi arriva. Quindi questo l'ho fatto, anche questo lo faccio in questo modo e poi lo faccio in questo modo. Dopodiché qua c'ho un altro ovale. Di nuovo anche qui posso mettere la matita in questo modo in maniera da vedere di quanto mi si abbassa sul modello il mezzo rettangolo che contiene questa cosa che è così. Ecco, queste linee che sto tracciando sono abbastanza relative, nel senso che poi aggiusterò tutto con il chiaro quando lavorerò col chiaroscuro. Comunque invece adesso andiamo, mentre se questa è la misura che si abbassa da questa tangenza, questa tangenza, questa è la misura, qua sotto non è la stessa, è di più. Questo lo so per prospettiva, dovremmo averlo già disegnata questa cosa. Comunque ci sono esercizi che vi riporterò per fare questa cosa in maniera completa. D'altronde questo è il disegno e quindi questo va così. Questo è un disegno abbastanza evoluto. Un'altra cosa che vedo è che qui è leggermente più largo, per cui questo arriva dall'esterno. Poi ho da decidere dov'è che è attaccato il manico. Allora, intanto il manico si allargherà, non è proprio la metà, si allargherà fino, diciamo, fino a qua. Dopodiché si abbassa qui ed è, come dire, sempre su questa traiettoria, no? È dritto qui, il suo asse è in questa posizione e quindi il suo asse è in questa posizione e anche lui lo devo regolare. Adesso vediamo se riesco a prendere un foglio
foglio qualsiasi di carta. Abbiamo usato sta busta per farvi vedere. Allora, quel manico funziona così. Viene, e guardate come lo faccio, lo faccio dritto così, poi piega, dunque, e arriva sempre su quest'asse, arriva a un certo punto e arriva in questo modo, anzi, arriva qui, così. Poi è un nastro, quindi funziona questa, non so se avete mai disegnato. Io da ragazzino mi divertivo tantissimo a disegnare nastri. Che andavano in questa maniera. Praticamente un nastro che fa, facciamolo più complicato. Ok? Qui lo vedo. Gira, poi vedo il sotto. Ci siamo? Non so se riesco a spiegarmi. Quindi vedo prima la struttura, dopo decido che qui si allarga, qui si stringe e qui arriva dall'altra parte. Qui è più stretto e qui è più largo. Spero di essere riuscito a spiegarmi. Quando ho capito le direzioni principali, semplificate, allora posso disegnarmelo in maniera più fluida. Ok? Peraltro poi ci avrà, quello lo renderò con il chiaroscuro, ci avrà una parte che qua sotto sarà scuro, qua sotto è tutto scuro. Questo nastro finirà qui. Ho trovato al volo un pezzetto di gomma pane. E quindi gli do una forma adeguata, vedete? E mi creo la luce che mi serve. E poi, quindi questo finisce così. E poi qui metto il chiaroscuro. Che mi dà il senso della forma. Qui il manico sta su un bordo, no? E tutta questa parte è tutta in ombra. Poi chiaramente io qui ho messo anche l'immagine del modello, ma è molto piccola. Voi fate riferimento a quella che vi allego nella descrizione. Dopodiché anche qui continuerà così. Qui queste, come dire, la parte dello schema posso togliermela di mezzo, no? E quindi anche qui sopra ci sarà. E vedete che adesso non sto a fare tutto il chiaroscuro, però in questo schemino, insomma. Ci siamo? Più o meno, e poi c'è tutto il chiaroscuro, eccetera, eccetera. Quindi tornando al nostro disegno, vedete che così prende l'aspetto tridimensionale. Adesso dovrei continuare qui, ma lo facciamo sul disegno. Tornando al nostro disegno, abbiamo detto che esce in orizzontale. Poi a un certo punto si piega e quindi anche qui sarà così, anche qui.
piega. Cioè, questo è un problema di prospettiva sempre. Poi scende un po' inclinato e arriva qua sotto. Questo arriva qua. E quindi se ne va in questa maniera. Qui sta sempre in prospettiva e quindi qui stringe. Vedete? È stretto, diventa largo, rimane largo e si restringe di nuovo. Quando ho fatto questo schema, arrotondo, smusso e c'ho la forma giusta. Smusso, smusso. E volendo le linee di costruzione già me le posso pulire. Siccome sto lavorando con una matita morbida e senza incidere mai la carta, le linee di costruzione vengono via facilmente. Adesso controllando vedo che non è così preciso, probabilmente questo viene un po' più giù. No, però questo anche è tutto un po' schiacciato. Quindi probabilmente questo arriva qua. Questa cosa che sto facendo è una sorta di disegno a linea, si chiama linea ripassata, cioè qua io il mio occhio vede delle discrepanze e allora lo correggo a occhio. E perché secondo me questo arriva più giù, un po' più giù. Adesso che vedo l'insieme. E quindi me lo ripulisco, ok? Anche se questi finirebbero nel chiaroscuro poi. Ok, allora a questo punto comincio, no, posso valutare che il beccuccio finisce a questo punto e sulla base esce da qui e arriva fino, posso anche valutare l'inclinazione, quindi diciamo che ed è quasi all'altezza. Arriva fino a qui circa. Ok, forse un po' più su, eccolo qua. Come vedete io di nuovo qui ho tracciato una linea che mi sembrava giusta, mi rendo conto che non è così giusta, traccio la linea che mi va meglio e poi ripulisco la linea diciamo sbagliata. Dopodiché qui parte quasi a questo livello e arriva arriva stretto così e così. Qui c'è un riferimento abbastanza facile perché mi viene
Forse a questo punto lo stringerò ancora poco di più. Ok, dopodiché comincio a mettere le... Allora, intanto a circa a quest'altezza c'è una castagna che sta staccata. Prendo come riferimento vari punti del... Io per esempio l'altezza della castagna la valuto rispetto a una linea orizzontale che faccio partire, che mi immagino, no? Che faccio partire circa a questa altezza, perché lo vedo a occhio che dovrebbe essere circa a questa altezza qui. Dopodiché qui posso individuare la posizione, la castagna rispetto alla forma dovrebbe essere grande così e dovrebbe finirmi circa qui. Dopodiché c'è uno spazio abbastanza stretto e c'è l'altra castagna che praticamente c'è una quella castagna più piatta che praticamente potrei inserire in un parallelepipedo che sta circa qui. Io parto sempre da forme il più semplici possibile. Ho un po' esagerato. E una volta che ho questa forma, la ammorbidisco. Qui sale un po', scende. Torna morbida, che qui va sul fianco, vedete? E qui se ne va. Questa è così. Quell'altra, di nuovo, parto dalla forma semplice. Sicuramente fa così e va giù in diagonale. Torna dentro e se ne va in questo modo. Qui mi sparisce perché? Perché qua davanti c'è un'altra castagna che gli arriva circa a metà e scende rispetto. Che questa è bella grossa. E poi si mangia un pezzo, se ne sta davanti. Davanti, anche qui lo posso, potrei immaginarla come un parallelepipedo, però tutto sommato mi conviene. Vedete che sempre continuo a partire da linee semplici per arrivare poi alle forme complesse dell'oggetto che sto riprendendo. Qui, a questo punto, il pezzo dell'oliatore nascosto dalla castagna mi disturba e quindi me la disegno così. Qui esce in questo modo, va a questo punto, torna su. Ok, devo dire comunque che le castagne, come dire, i disegni che mi avete fatto già sono piuttosto buoni. Qui poi c'è già, mi prendo, questa è una mia annotazione, perché qui ci sono delle trame che hanno questi andamenti qui. Però le vedremo dopo. Già che ci sono, prendo nota anche dell'ombra portata. Qui c'è questo che si stringe, si riallarga, gira così, si restringe di nuovo. Forse lo sto un po' caricando la forma, però in certi casi non è, conviene farlo, conviene un po' esagerare gli andamenti. Questo sta così, qui mi riparte di nuovo. Scende e va in questa maniera. E anche qui prendo nota, sono
solo come direzione, perché cresce secondo questa struttura, questo geo, perché addirittura qui c'è delle raggiere, però me ne occupo successivamente. Da quest'altra parte, qui, ad arrivare qui, c'ho la casagna più grossa, che praticamente sta su più o meno su poco più della metà. Scende fino a qui, sale fino a qua sopra e si finisce qui. Il manico l'ho fatto più stretto di quello che è, quindi probabilmente, già che me ne sono accorto, lo riaggiusto prima di finire il lavoro. Il manico è tutto più largo. Quindi questo che ho disegnato non vale. Di nuovo, come vedete, correggo. Prima correggo e poi cancello la parte che credo sbagliata. Ok? Questo sempre quando si disegna dal vero. Allora, questo mi arriva fino a qua e finisce qua. Questa è la mia castagna. Finisce qua sotto. Qui finisce così. Qui sale e scende. Qui arriva così. Qui c'è una parte un po' rientrata. E qui c'ha il suo dietro. Perché questa è messa di profilo e adesso posso correggere, togliere via la parte in eccesso, cioè la parte nascosta dell'oliatore. Questo qui non è così, ma è più così. Vabbè. Qui mi conviene pulire un po' perché poi qui c'è da ragionare su tutti i riflessi. Anche qui. Vedete, io do sempre una forma alla gomma pane, è bella, cioè è comoda per quello la gomma pane, perché gli puoi dare una forma. Molti non la sconsigliano perché dicono che ingrassa. Molti, allora, in genere sono acquerellisti che dicono questa cosa, probabilmente per la loro tecnica hanno ragione. Probabilmente la gomma pane gli ingrassa la carta, ma a me non dà così fastidio. Qua c'ho tutta una massa, cioè qui c'è una castagna che parte così e poi se ne va fuori in quadratura. Ecco così. E dietro ce n'è un'altra che mi arriva fino a qui. Ecco così. Poi in realtà voler essere pignoli, qui ne intravedo un'altra e ce n'ho un'altra ancora in questa posizione. Ok? Più bassa, perché allora l'inquadratura. Questa è la forma generale, proporzionale, no? Invece l'inquadratura vera e propria finisce la tela, insomma, per capirci. Finisce qui.
diciamo che faccio una vignetta adesso, no? Chiudo qua, qui c'ho spazio sopra, che non si vede, mi devo allontanare un po', troppo, ecco, c'ho spazio sopra, e qui c'ho spazio sulla destra, questo è il mio disegno. Qui ho fatto sta porcheria, cioè questa porcheria era il mio esempio, l'ho fatto senza prevedere. Ok, va bene così, tanto poi questo me lo mangio col chiaroscuro. A questo punto tutta la costruzione la posso ripulire, almeno le linee principali, perché non mi servono più. Ecco fatto. Allora, il disegno non è proprio perfetto, però ai nostri fini va bene. D'altronde, se lo volessi perfetto, dovrei adottare degli attrezzi di misurazione, delle cose che adesso sono assolutamente superflue dal punto di vista del disegno alla prima che farò. Poi, già che ci sono, qui ho preso la nota di una ombra portata, qui ce n'è un'altra che fa così, ce n'è un'altra ancora che parte qui e finisce nel limbo, perché qui, cioè qui la carta scende giù verticale e si piega e va nella cosa orizzontale ed è più o meno in questa direzione. Qui c'ho un'altra ombra portata. Questa linea qui mi conviene pulirla. Anche perché mi stava facendo sbagliare il disegno. E qui ci sarà un'altra ombra portata, ma allora, questo lo dovevo togliere. Ok, e adesso comincia dal chiaroscuro.